con i conti cominciano appena nasce. Se vieni fuori con tutti i pezzi a posto, se piangi abbastanza forte e se sei sopra i 4 kg puoi gettarti addirittura un 10, altrimenti ci vuoi scalare. Se sei precoce, se sei uno di quelli che cominciano a camminare o chiamare mamma prima di 10 mesi, ti possono dare anche un 9, 9 e mezzo, altrimenti anche lì si scende. Cresce per l'asilo, beh, insomma, mi sta sul serio e i voti cominciano a fioccare. A scuola, ovviamente, devi fare i conti con l'esplosione, la compilation, il festival del voto. Il peggio deve ancora venire, perché poi ti aspettano per darti il voto che da ragazzo non riesci, per la macchina che hai, per la casa in cui vivi, per il lavoro che fai. Siamo qui per prendere e dare voti. Non c'è niente di male. Se non c'è niente di male a smettere di fare quello che vuoi per fare solo quello che ti fa avere buone voti. La 6, meno, ho un appartamento di 85 metri quadri, cabina dolce con bagno turco, letto giapponese, ho un'ulcera e un'esofagite da 8 e mezzo, anche il mio passato remoto è da 8 e mezzo, quello più recente è da 6, ho avuto un fratello che qui in paese era un mito, che è andato qualche anno fa, si chiamava io, ma nessuno lo chiamava così. Da più di 20 anni ho 3 amici che se volete ve li regalo tutti. Anzi, se ricordate via, ci metto anche un Motorola. Ho una moglie, Fabiana, una che ha molta pazienza. Ho un profondo di 82, che vado a fare le serate di flusso con il mio gruppo, sempre più raramente. Ho una carta d'identità che ogni tanto consulto. Beati voi se sapete sempre chi cazzo siete. Ho anche altra roba, ma adesso sta a vedere che vi faccio il mio 740. Ho un futuro da 9 o da 4. Dipende da come mi alzo. Oggi il mio futuro è da 9, perché domani va da Rini. Stop.